Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Hot Pot Secret qui dagli studi di Rete 55 insieme a Paco e a Jason. Che bello questi gesti, ti vedo bello carico questa sera. Ah, questa sera è una serata particolare perché sarà una serata densa di mistero, ma abbiamo tante cose da raccontare. Sì, sono particolarmente eccitato dall'ospite di questa sera, scusami la lama, ogni tanto sbaglio anch'io a parlare. Beh, ma è giusto, siamo umani, bisogna pure sbagliare in qualche allora, modo. Allora Paco, questa sera cosa mi racconti di bello, visto che tu te ne vieni sempre con delle novità particolari? Sì, abbiamo un'altra curiosità dal mondo. Questa qui è però, più che dal mondo, è una curiosità extramondo, ok? Perché arriva, stavo per cadere dalla mia. Voi dovete sapere, bella gente, bell'ambiente, io sono su una pedana, in realtà sono alto 1,20 m. Sul piedistallo. Mi hanno messo sul piedistallo. E quindi praticamente ti stavo dicendo, il mio racconto di oggi arriva direttamente dalla NASA, che non è la moglie del NASO, no. È l'Istituto Aerospaziale statunitense, la NASA, NASA, comunemente conosciuta come NASA. E la NASA che cosa ha fatto? Ha fatto un bando, un concorso, ha messo sul piatto 3 milioni di euro per la prima persona che trova il metodo più pratico per smaltire i rifiuti nello spazio. Perché tu devi sapere che per fare questi esperimenti che stanno facendo, per arrivare a fare missioni lunghe anche verso Marte, insomma verso luoghi sperduti lì nell'universo, praticamente ci sono si formano dei residui, no? Perché usano per esempio dei tessuti che vengono utilizzati appunto per vedere quanto durano nello spazio, se si deteriorano, eccetera, eccetera, come dei materiali, diversi materiali. E allora che cosa succede? Si creano questi immondezzai nello spazio. Ok? E non solo, alcune cose vengono disintegrate nell'atmosfera, altre cose vengono riportate sulla Terra, però c'è bisogno appunto di avere un'idea per smaltire i rifiuti anche fuori dal pianeta, e quindi la NASA ti regala 3 milioni se c'hai l'idea giusta. Bella gente, bell'ambiente, bella novità. Trovare un'idea per smaltirli nel mondo, visto tutto quello che c'è nei mari, no. Ma probabilmente questa cosa si rifà anche a quello, capito? Perché comunque l'idea di fondo è tanti anni che la NASA parla di questo, cioè ovvero di creare dei cargo che portino appunto l'immondizia nello spazio, perché lì c'è spazio, nello spazio, nello spazio. Ha fatto la battuta. Spazio. E quindi è così, capito? Ed è una cosa molto curiosa, molto bella. Sì, bello, sì. Bello, bello. Grazie. Mi piacciono le tue curiosità che ci porti ogni settimana qui a Hot Pot Secret. Che bello. Ma io ti ho portato invece un ospite super! Wow, questa sera, bella gente, bell'ambiente, Hot Pot si vela con questo alone di mistero. Ah, che bello, questo è un mondo che a me piace particolarmente. Andiamo a raccontare delle storie, e non solo, perché sono cose che sono successe davvero, non è che stiamo parlando di... Insomma, entriamo nel mondo delle leggende metropolitane, del true crime, misteri. Dei misteri, del paranormale, del normale al para. Tu pari il normale, sì, tu pari normale a volte, e quindi ci abbiamo l'ospite appunto che si occupa di questo direttamente dal mondo dei social. Sì, sì, lei è un'icona sui social che tratta questi argomenti, io direi di presentarla perché è con noi questa sera Hot Pot Secret, Lucia Laura Ferrari. Ciao ragazzi, addirittura un'icona. Dai, sei un'icona dell'argomento, no? Sei un punto di riferimento effettivamente sui social. Grazie mille, sono felicissima di essere qua stasera, fra l'altro. Oh, ci fa piacere, è una cosa bella perché io lo raccontavo a lei fuori onda, il fatto che comunque seguivo lei come persona, come storyteller, diciamo, e poi vengo a scoprire dopo tanto tempo che è di Varese, quindi perché non portarla a Hot Pot Secret? E poi quando quando faccio i miei magheggi su TikTok, a me mi appare nei per te. Ma quindi non guardi visto, solo... L'ho visto e ho detto, ma scusa, tu mi appari nei per te. E quindi anche per me, per te, per me, per tutti quanti, è stata una cosa bella stasera. Quindi non scorri solo donne nude tu? Quelle che fanno spogliarelle, balletti, tutte mezze. Ma anche questo verità, ti va. La verità no, perché io appunto seguo più che altro cose così, cioè curiosità, sì, intelligenti, cose curiose. Per quella lì che prendo le mie curiosità, delle curiose.
Hai capito? Sì, un saluto anche alla nostra regista Lara, che questa sera è nel gabbiotto con le luci che vanno e vengono, perché è nella discoteca la nostra Lara insieme al nostro amico Casper, perché giustamente siamo a tema della puntata. Però intervistiamo l'ospite, perché se andiamo avanti veramente così. Sì, perché io adesso voglio conoscerla bene, la nostra ospite. Adesso che abbiamo l'opportunità, la voglio conoscere. Allora, Lucia, raccontaci un po' di te e di come è partita questa idea di fare la storyteller sui social. Prima dei social c'è stato il podcast e tutto è partito da lì, da questa mia passione, ossessione per ciò che è misterioso, che è oscuro, e volevo, insomma, farne qualcosa. Io stavo ascoltando ai tempi un podcast, era il 2018, quindi i podcast erano ancora abbastanza pochi in Italia, e stavo ascoltando questo podcast che si chiama Lore, bellissimo, di Aaron Mankey, bellissimo. E lui racconta spesso queste storie che sono a metà fra il folklore e la realtà, e ho detto, ma caspita, in Italia siamo così pieni di storie, di leggende, ma perché non andare a caccia di qualcosa da raccontare? E tutto è nato da lì. E ho iniziato col podcast nel 2018 con Federica Bai, questa mia amica con una formazione giornalistica, che però poi per motivi personali non ha potuto continuare, quindi sono rimasta io, e da lì nel 2022 è nato anche TikTok e Instagram. Ho cominciato a fare video inizialmente per pubblicizzare il podcast. Che si usa più o meno, no? Esatto, facevo dei micro video, all'inizio non avevo tanto il coraggio di mostrare la faccia, poi ho detto sì, dai. Ma io ho visto che anche li fa Elisa True Crime, che diciamo che del genere è una delle più lanciate, no? Hai preso spunto anche da lei nei tuoi video oppure... Devo dire la verità, dai video no, nel senso che... Sono un po' lunghi i suoi, eh? Lei è su YouTube, lei fa un'altra cosa, lei si occupa soprattutto di crime e molto bene, fra l'altro, è bravissima. Sui video brevi, io in realtà TikTok non ce l'avevo da così tanto tempo, non lo conoscevo così bene, è stato veramente un po' un azzardo per provare a vedere se poteva portare nuovi ascoltatori. Poi ha preso una strada completamente imprevista. Ti ha lanciato praticamente. Esatto, esatto. E quindi è diventata una cosa a sé stante, completamente separata, e racconto storie diverse adesso su TikTok e sul podcast. Adesso sul podcast sono in pausa. Podcast che ricordiamo il nome. Si chiama Vivi, storie di qui ed altrove. Ecco, quindi andatela a seguire perché è veramente bravissima. I podcast, tu ci dicevi che sei nata nel 2018, hai iniziato nel 2018. Qual era la difficoltà iniziale, nel senso comunque i podcast erano agli inizi in Italia e quindi farlo già nel 2018 quando c'era poche persone che trattavano l'argomento, saranno state delle difficoltà? Sì, parecchie. Io in realtà l'idea l'ho avuta nel 2017, poi per molto tempo non sapevo effettivamente come metterla in pratica, perché io facevo editing video, però di audio non mi sono mai occupata, non avevo mai lavorato con la voce, quindi comunque richiede sia un impegno tecnico a cui magari non sei abituato, sia anche, come dire, qualcosa, devi anche fare qualcosa di totalmente nuovo, e non è sempre facile buttarsi, quindi un po' è stato anche trovare il coraggio. E ho dovuto studiare tanto, ho ascoltato tanti podcast ai tempi, quelli che c'erano, e alla fine ho provato semplicemente col mio microfono, usando il programma che usavo per montare i video, Final Cut, e da lì ho cominciato, anche se non era perfetto il primo episodio, infatti in questo momento non si può ascoltare perché... L'hai tolto? Lo sto registrando nuovamente perché aveva dei difetti audio parecchio evidenti, ecco. Quindi sono state tante le sfide, cercare le storie sicuramente, però quella è anche la parte bella, diciamocelo. Ecco, che figata, perché lei fa il podcast come faccio io, capito? Col programma di editing video. Ed è bellissimo. Perché, cioè, tu dici, vabbè, col programma di editing video fai i video. Ma no, fai anche i podcast. Anche tu, quindi. Sì, faccio così, nella stessa identica maniera. È lungo il lavoro, perché per fare un podcast di 7 minuti sono tante ore. Io ce ne impiego circa 4 per fare tra montaggio, quello e quell'altro. E tra poco partirò anche io con i video, però. Okay. Sì, bello. Mamma mia, che bello, mi ci rivedo. Ma la gente, in effetti, forse non lo sa quanto ci vuole anche solo per 7 minuti di podcast. Eh sì, ma nemmeno io me lo aspettavo, perché ci vuole un lavoro enorme anche per i video, c'è tanto dietro, non è sì. E tu quanto ci metti più o meno tra il trovare una storia e arrivare al prodotto finito? Allora, dipende, nel senso che ho comunque delle storie che io mi segno, quindi spesso il materiale ce l'ho già, si tratta di buttare giù una sorta di piccolo copione per i video. Il canovaccio. Sì, esatto, una sorta di canovaccio.
Quindi la parte di ricerca dipende, è una storia nuova, allora ci vuole un po' anche per la ricerca. Se invece l'ho già segnata e mi sono già segnata degli appunti, magari è più breve. Poi devo registrare, che sto diventando sempre più veloce, devo dire la verità, che una volta mi portava via un sacco di tempo, mi impappinavo, dovevo cancellare, dovevo ritagliare, tagliare. E quindi diciamo per ogni video da 2 minuti e mezzo, 2-3 ore di lavoro tra registrazione e montaggio. E quella è la media. E utilizzi anche comunque degli effetti, quindi magari un green screen piuttosto che un effetto video, molto... audio. Quindi il lavoro è faccio ancora ormai più... tutto sul telefono, per quanto riguarda i video io monto sul telefono, registro, monto, faccio tutto lì. Infatti... Caspita. Io non ce la faccio perché è troppo piccolina, sembra, però preferisco fare sempre col computer. Beh, è meglio, sia per la vista che come comodità, devo dire la verità, è un ormai po'... Ormai fanno tutto i telefoni, quindi... Sì, però è il lavoro che c'è dietro, capito? Perché poi alla fine quello che è più complicato è la post-produzione, cioè quando tu arrivi nell'editing definitivo... che vai appunto a pubblicarlo, la parte più veloce è pubblicarlo. Sì, è vero. Perché tante volte, per esempio, io, cioè, alla realizzazione di un episodio magari ti parte via 2 settimane. E cioè, è normale questo, sì. Perché comunque diventi sempre più veloce ed efficiente col passare del tempo. Il podcast ovviamente mi porta via molto più tempo perché sono 20 minuti, quindi... Comunque su un testo scritto, perché lo scrivo prima, non è improvvisato, diciamo. Ma secondo te per funzionare un podcast quanto tempo deve durare? Sì, Paco, non mi usciva la parola. No, la durata del podcast. Intendi la durata dell'episodio? Dell'episodio. Secondo me non c'è una formula fissa. L'importante... Io te lo dico perché, cioè per dire, Elisa True Crime, per quanto bravissima, mi fa un episodio di 1 ora e mezza, ma dorme dopo 25 minuti. Per quello, su secondo YouTube me... si usa tanto fare video lunghi adesso. Perché quelli sono vlog, non sono podcast. Cioè, realmente viene tutto etichettato al giorno d'oggi come podcast, però ogni cosa ha il suo nome, la sua identità. Il podcast lo ascolti, non è che lo vedi, adesso lo vedi anche. Beh, ma però, anche lei fa anche gli episodi comunque a podcast. Sì, fa anche il podcast. Quindi audio di 1 ora e mezza, 2, fantastico. Cioè, sono lunghi i suoi episodi. Non so se è così lungo, però no, magari molto, non quelli lungo, di YouTube sono molto lunghi, è vero? Non ma in lungo generale. Quanto la puntata su YouTube, ma sono abbastanza lunghi, cioè parlo di 50 minuti per dire, quindi sai... Fantastico. Sono molto, devi stare proprio con passione. Invece trovo molto più interessanti quelli che riescono a riassumere un po' più brevi, dici? Come il tuo. Sì, sì, beh, devo dire la verità, personalmente anch'io seguo di più quella durata perché è un po' più pratico, anzi, innanzitutto perché riesci a iniziarlo e finirlo senza magari interromperti perché devi scendere dalla macchina o fare altro. E poi perché ti consente comunque, è un tempo giusto per raccontare qualcosa in ogni caso. Non so se riuscirei a farli più lunghi. Su YouTube sto lavorando, vediamo, perché anche perché se li fai da 50 minuti ogni volta che vai in macchina non è che fai sempre 50 esatto, minuti di questo, strada, cioè, ogni volta lo devi interrompere, sennò diventa un audiolibro. Esatto. Ho capito, però io ti voglio levare questa curiosità, ce l'andiamo a vedere un tuo reel? Vai, sì. Allora, andiamo a vedere qualcosa che riguarda il mistero, che non è true crime, no, è proprio mistero. Quindi spegnete le luci, accendete la candela, perché adesso arriva proprio un bel reel che riguarda proprio lui, l'olandese volante. La riconosci? E qui è l'olandese volante e la sua leggenda è famosa in tutto il mondo. Il vascello fantasma, costretto a navigare in eterno, è comparso non solo nei Pirati dei Caraibi e in SpongeBob, ma in una serie infinita di film, libri, cartoni e persino in videogames. Ha ispirato anche delle canzoni, dai Jethro Tull a David Bowie a Tori Amos. Questa fantomatica nave, da secoli ormai, fa parte dell'immaginario comune. Ma conosci la sua storia? Di questa leggenda esistono tante versioni, ma la più famosa ci riporta al 1641. Era la mattina di Pasqua. Una nave della VOC, la Compagnia Olandese delle Indie Orientali, si trovava in viaggio tra i Paesi Bassi e l'isola di Giava. Da giorni il tempo era terribile, ma il capitano del vascello, arrogante e temerario, non volle ascoltare né l'equipaggio né la moglie Caterina che viaggiava con lui. Sarebbero salpati da Cape Town, dove si trovavano, e avrebbero doppiato il capo, di buona speranza.
Il suo nome non era Davy Jones, ma Willem von der Decken. La nave si trovò presto in mezzo a una terribile tempesta e ancora una volta l'equipaggio implorò il capitano di invertire la rotta, ma lui fu irremovibile. Si mise al timone e puntò dritto verso l'uragano, gridando, bestemmiando e sfidando Dio e la sorte. Secondo la leggenda, l'uomo fece un patto con il diavolo. Se questi l'avesse aiutato a superare il capo, si sarebbe potuto prendere la sua anima nel giorno del giudizio. L'Onnipotente però sentì le sue parole e condannò la nave e il suo equipaggio a continuare quel viaggio per l'eternità. Da allora si dice che l'olandese volante continui a navigare per i mari senza poter mai toccare terra. Ogni tanto appare ad altre navi avvolta nella nebbia e gli spettri che sono a bordo tentano di mettersi in contatto con i vivi. Secondo la scienza, l'avvistamento di navi fantasma sarebbe dovuto a delle illusioni ottiche, in particolare all'effetto Fata Morgana. Questo si verifica quando i raggi di luce sono distorti dal passaggio attraverso strati d'aria a temperature diverse, soprattutto in presenza di inversioni termiche. È così che una piccola imbarcazione può sembrare un galeone fantasma, ma per me, con o senza spiegazione scientifica, il fascino di queste leggende rimane immutato. Voi cosa ne pensate? Bellissimo. Penso che brava. No, bello, bello. Poi raccontata così bene, proprio bello, bello, brava, bello. Brava. In poco tempo hai raccontato una storia che realmente va da centinaia di anni, sì. Che si porta dietro leggende, si porta dietro aneddoti e tante altre cose, insomma, di mistero. Altre storie di misteri, no? Che stai per affrontare o che magari hai già affrontato, ci vuoi dare un'anticipazione di quello che racconterai? Un'anticipazione non lo so, perché adesso sto lavorando allo spettacolo, quindi sono molto concentrata su quello. Allo spettacolo, non posso quello anticipare. Ci arriviamo. Sì, te la giro io la domanda. Te la giro io la domanda, visto che non ci risponde su quello che sta lavorando adesso. C'è una storia di mistero che ti ha appassionato così tanto da voler scavare proprio a fondo, a fondo, a fondo? E da sentirla quasi vera. Ah, caspita, questa sì che è una bella domanda. Ma sei andato da B5, sei fantastico! Hai capito il Jason di Hot Pot Secret? Perché basta così, ti dirò, ogni volta mi chiedo qual è il mio episodio preferito, la mia storia, e ogni volta cambio perché tante mi hanno veramente coinvolto. Sconvolto. Sono molto affezionata al primo episodio che ho scritto io per il podcast, ed è un mistero che secondo me... per noi, adesso capirete perché, può essere molto interessante perché è di Vergiate, quindi qui vicino, sì, dell'UFO che durante, mi pare nel 1933, quindi durante il fascismo, pare sia caduto sopra Vergiate, perché chi abitava lì allora sentì questo fortissimo boato. E poi però tutti i documenti vennero secretati, quindi non... Adesso capisco il perché di alcune persone strane che si avviano, girano dalle mie parti, perché io abito lì vicino. E guarda me. Vabbè, effettivamente sì, è una cosa interessante. Vabbè, come è continuata sta storia? Diciamo che è la Roswell italiana. Infatti, quello che volevo dire io. È ancora precedente perché... Esatto, ancora prima perché si parla di una decina d'anni prima. Esatto, esatto. Quindi sarebbe il primo vero UFO... Crash. Il primo vero UFO crash. E in realtà poi non si sa molto perché si parlò ufficialmente di un aereo caduto. Ovviamente i resti non vennero mostrati, venne fatto sparire tutto... Quindi non, rimaniamo così nel vago. Però fu il primo episodio che scrissi io e quindi mi è rimasto un po' nel cuore. E tu sei andata a studiare, a investigare appunto gli avvenimenti che accaddero? All'inizio lo facevo tanto, anche di andare a parlare con le persone, perché siccome mi ero concentrata tanto sulla zona dell'Insubria, veniva anche più facile ovviamente andare sul luogo e cercare, diciamo, sul campo. Adesso diventa un po' più difficile, soprattutto se parlo di cose... Di cent'anni fa, certo. Sì, certo. Io so, tu devi capire, devi sapere, mio caro Paco, sì. Stasera c'ho... Non mi fare così che poi mi vengono le idee strane. No, tu devi sapere che la nostra Lucia ha anche un mistero riguardante il luogo da dove stiamo registrando. Più esatto. O meno, più o meno, non proprio la TV, ma... È vero. Ma è qui. Castelseprio. Esatto, sul monastero di Torba. Altro episodio che è scritto da Federica nel 2020, quindi in un periodo un po' negativo. Nella primavera del 2020, fra l'altro, e riguarda uno degli affreschi del monastero, che fra l'altro ha una storia antichissima, perché
se non sbaglio, addirittura risale al V secolo d.C., diciamo l'insediamento dei Romani. Poi arrivarono le monache benedettine che rimasero lì per parecchi secoli e durante il periodo in cui c'erano le monache benedettine vennero fatti degli affreschi. In uno di questi affreschi si vedono tre monache senza volto, cioè bianco, però non è, come dire, colato il colore oppure non c'è un'infiltrazione, non ci sono segni di qualcosa di esterno che è andato a rovinare il dipinto. E quindi la leggenda vuole che le tre monache si siano allontanate mentre l'artista dipingeva l'affresco e lui abbia lasciato i volti bianchi in attesa del loro ritorno, solo che il ritorno non l'hanno fatto mai. E quindi si dice che vaghino ancora per i boschi vicino al monastero di Torba. Non la sapevo, nemmeno io la sapevo. È molto affascinante questa cosa. Grazie. È una bella storia. Ma sai che il bello di quando ho iniziato il podcast è proprio il fatto di aver riscoperto il posto dove vivevo, perché effettivamente Varese, la zona dei laghi, è piena di bellissime storie da raccontare. È vero, è vero, è vero. Allora, io direi che lanciamo il pezzo. Abbiamo una canzone? Sì, lanciamo una canzone, poi ci sarà la pubblicità e poi torniamo con la nostra Lucia che ci racconterà tanti altri misteri e magari facciamo un cenno anche sul crime. Casi clinici. Passa il tempo con noi. Anche questa notte passerà, anche quest'inverno passeranno i giorni e i mesi, perché so che nulla è eterno, perché so che nulla è eterno e nulla mi scoraggia ora, perché so che ho sbagliato e forse lo rifare ancora, perché so che più ci provo e più ci riesco, perché guardo avanti sempre nonostante il buio pesto, nonostante tutto questo a volte mi lascia perplesso, dimmi se tu ci sei, anche tu sei un riflesso, dimmi se la tua vita va avanti, dimmi che cosa rimarrà di noi, se uno di noi due non c'è, osa nei giorni miei tutto mi appare strano, a volte penso che io marcirò sul suo divano. A volte sai, mi sveglio e sono triste, perché penso che mai sarò dentro le tue liste. Stringo la fede al petto e aspetto che verrà, perché so che tutto inizia e so che tutto passerà. Qui c'è chi dice che sono solo parole, ma io sono sicuro che tutto passerà. E qui c'è chi dice che sono solo parole, ma io sono sicuro che tutto passerà. Qui c'è chi dice che sono solo parole, ma io sono sicuro che tutto passerà. Qui c'è chi dice che sono solo parole, ma io sono sicuro che tutto passerà. Qui tutto passa anche se sembra di no, anche se qui con me tutto fermo per un po', tutto fermo e non avrò voglia di dimenticarmi di me, di che, di tutto quello che non riesco a darmi, non riscaldarmi dentro questo immenso freddo. Tutto passa se lo vuoi, come passa con l'inverno, scorre piano sul divano ciò che non ci aspettavamo. Una vita senza fiato, perché fiato che sprechiamo in parole tra noi, solo stupide parole che non bastano a scaldarci come raggi del sole. E dimmelo tu, dimmi che tutto passerà. Nella normalità, la norma è fragilità, che ti dà chi ti manca, chi di te si stanca, chi vive per qualcosa che non lo ricambia, mi cambia ciò che passa e se ne va, lasciandomi solo ricordi e mamma. Qui c'è chi dice che sono solo parole, ma io sono sicuro che tutto passerà. E qui c'è chi dice che sono solo parole, ma io sono sicuro che tutto passerà. Qui c'è chi dice che sono solo parole, ma io sono sicuro che tutto passerà. Qui c'è chi dice che sono solo parole, ma io sono sicuro che tutto passerà. Baby, stammi accanto, ok, stringimi più forte, cancella con un bacio tutte queste sere storte. Parlami d'amore, dai, che qua fa male il cuore. Non credere a chi dice tanto son solo parole. Tutto passerà come d'incanto, mollato i dubbi e corri da me, perché so già cosa stai pensando qua. Tutti persi nei problemi, a me basta tuo sorriso in fondo per capire che ci tieni. Poi se vuoi lo sai, tutto si risolve. Regalami dolcezza quelle volte che sono giù, solo tu ne sei capace. Tanto fuori buio, tutto spento, tutto tace. Tanto ci fai callo, no, che se va storta lo sapevi. Che gira e rigira, fai come credi. Tanto più abitudine, no, comunque gira, lo sapevi. Che va come va, comunque va, resta in piedi. Qui c'è chi dice che sono solo parole, ma
io sono sicuro che tutto passerà. E qui c'è chi dice che sono solo parole, ma io sono sicuro che tutto passerà. Qui c'è chi dice che sono solo parole, ma io sono sicuro che tutto passerà. E qui c'è chi dice che sono solo parole, ma io sono sicuro che tutto passerà. Sì, che tutto, che tutto, che tutto, tutto passerà. Sì, che tutto, che tutto, che tutto, tutto passerà. Sì, che tutto, che tutto, che tutto, tutto passerà. Sì, che tutto, che tutto, che tutto, tutto passerà. Rieccoci qui a Hot Pot Secret. Io sto aspettando il buon Paco perché è andato in cantina a recuperare. Paco! Sì, aspetta un momento, che qua. Oh, dove sei? Hot Postcard! Dove sei, Hot Postcard? Non lo trovo, non trovo l'Hot Postcard. Eccolo qua. Non trovo l'Hot Postcard. Secondo me mi sta prendendo per i fondelli. Eccolo! Oh, ma dov'è? Ce l'ho io! Oh, come ce l'hai te? Come ce l'hai te? Aspetta che qua. Non c'è la scala, mi ha tolto la scala, ho dovuto arrampicarmi. Bentornato Paco. Bentornato anche a te, è stato bello. E dopo la pubblicità si rientra con l'appuntamento comico, l'appuntamento divertente, l'appuntamento delle barzellette che non fanno ridere. E allora, signore e signori, per partecipare allo Postcard è molto semplice, dovete fare come la partecipante di questa settimana, che ormai è diventata... Cioè, ormai vuole vincere. Vuole vincere, è bello che ce lo scrive proprio, io voglio vincere lo Postcard. Ecco. E allora... facciamola partecipare e noi gliela ripassiamo. E allora, prima andiamo con la barzellettina, che o meglio una freddura, perché questa sembra più una barzelletta. Sì, sui dottori. La barzellettina sui dottori. E dopodiché spieghiamo il regolamento per vincere l'Hot Postcard. Ciao amici di Hot Pot Secrets. Eccomi qua con la barzelletta del giorno. Allora, c'è una mamma preoccupata che va dal dottore e dice: dottore, dottore, mio figlio ha ingoiato una puntina da disegno. È grave? E il dottore: ma va, tranquilla. Pensi che io ho ingoiato una puntina del giradischi e non mi è successo niente, e non mi è successo niente, e non mi è successo niente, e non mi è successo niente. È bello perché si è incantato il disco, capito? Molto bella questa cosa, molto brava, bella. Brava la nostra Silvietta, questa sì. Va nel podio perché è veramente molto molto bella. Quindi se vuoi partecipare anche tu all'Hot Postcard è molto semplice. Come si fa? È facile, facile. Si va sul nostro profilo di Hot Pot Secrets su Instagram, ok? E lì si fa un video per verticale, orizzontale. Come si dice? Verticale o è verticale o è orizzontale? Per così. Per il lungo. Ti prendi il telefono per il lungo e ti fai un selfie, un video selfie, dove ci racconti una barzellettina. Massimo un minuto e mezzo, mi raccomando. Che non faccia ridere, mi raccomando. Se no non vale. Però questa faccia ridere come la mia. Vabbè, anche che fa ridere, che ci frega. L'importante è passare del tempo spensieratamente. Perché? Perché a breve ci sarà il decretamento del vincitore o vincitrice. Fine anno. Prima di Natale avrete l'Hot Postcard. Esattamente, quindi tempo ce l'avete. Quindi mi raccomando, Instagram, Hot Pot Secrets, fate un video, ce lo taggate, lo mettete nei commenti di qualsiasi post che vi va. Cioè non c'è problema, non è che dovete fare una cosa apposta. Andate nel post che più vi aggrada e commentatelo così. Tanto noi vediamo tutto, non vi preoccupate. Se no, mandatecelo. Semplice, semplice. Posta. Ciao, Hot Postcard. In direct. L'Hot Postcard, dimmi. Sì. L'Hot Postcard chiede alla nostra gentile ospite se ha una barzelletta veloce da raccontarci, una freddura o qualcosa che non faccia ridere. Allora, guarda, io sinceramente ho avuto una folgorazione, no? Sì. E quindi ti faccio io una domanda, ok? Vediamo un po' se l'interazione può essere utile. Tu lo sai come si chiama un cane con la gengivite? Aspetta. Sì? Un cane con la gengivite, come si chiama? Posso? Gengis Khan? Gengis Khan! Ti ha fregato! Vedi che la sapeva! Bello, brava, vedi che lo sapevo. Brava, vedi, però vedi, non sapevo di avere questo talento. E adesso hai scoperto una cosa nuova. L'Hot Postcard dice che sei promossa! Grande, L'Hot Postcard, grande. L'unico premio completamente nudo, perché? Perché è un uomo trasparente, tutto d'un pezzo, lo puoi vincere anche tu, partecipa al concorso. Io torno in cantina. Sì, io torno al talento della nostra ospite. Aspetta un secondo, io volevo ringraziare la nostra regista Lara per il contributo, perché giustamente bisogna farlo. Bene, torno subito se non rimango bloccato in cantina. Ciao, vabbè, torna presto. Lara, torniamo a Lucia, torniamo al tuo talento. Cosa ti fa scegliere
tra una storia misteriosa, una leggenda metropolitana o quelle crime? Deve scattare qualcosa, non saprei dirti se non che è una cosa di pancia, perché devo mistero. Dire... Ecco, vedi, così, a sorpresa. Così. A sorpresa mi compare la storia. Si parlava di cose inquietanti ed è successo il mistero, sono apparso le esatto, è proprio così che funziona. Deve esserci, anche quando parlo di crime, deve esserci una componente di mistero per me, più o meno sempre, perché faccio fatica a parlare di casi molto recenti, perché comunque angosciano anche me, sinceramente, soprattutto se sono molto violenti o molto vicino a noi. Quindi come il reel che abbiamo... Che passeremo esatto, tra poco. Quello che passerà tra poco, cerco sempre delle storie che abbiano una distanza temporale, che mi permettano un attimo di... Cioè, che assumono perché quasi... Perché li senti, cioè... Sì, ti... sì, un po' sì. Empatizzi molto con, sì. Con la storia che racconti. Sì, mi capita tantissimo, soprattutto se sono cose magari che riguardano i bambini. Ah, certo. Sì, beh. Da mamma, quindi figurati, comunque è una cosa che sento molto. Però sì, se c'è una componente di mistero, oppure... Sempre per il crime, se c'è un cambiamento, una svolta, allora posso trattare il caso perché comunque perché è interessante, è andata... c'è qualcosa da dire. Però ecco, cerco di non fare, non mi piace fare sciacallaggio, quindi andare a raccontare un episodio solo perché è violento, perché fa like, o fa likes, oppure, ecco, non è il mio motore quello. Ecco, visto che dici questo, c'è una storia che ti ha talmente colpito che non hai voluto raccontare? Mi hanno chiesto più volte di trattare il caso di Angela Celentano e di Denise Pipitone e non ce l'ho fatta sinceramente perché ancora mi sembra un po'... Ma anche sono il caso toccanti. Sì, è molto vicino, poi mi sembra, insomma, anche per una questione di rispetto cerco sempre, non saprei se sono in grado di trattarlo col diciamo col dovuto tatto, sì, diciamo che non sono una giornalista d'inchiesta, sai. Dal crime al mistero, cioè, comunque c'è una differenza di sensazioni che ne passa, sì. Perché comunque storie misteriose e leggende sono abbastanza anche leggere magari da trattare. Quindi questo cambio come mai lo hai? Nel senso, perché scegli una cosa che magari è pesante da raccontare? Quando invece potresti magari rimanere sul tuo campo... Se tu noti, la maggior parte sono storie irrisolte. Quindi mi piace molto la parte di indagine, ecco, forse è quello che veramente mi piace. E anche quando faccio le ricerche per le leggende o per le storie di fantasmi, c'è sempre una componente di indagine, di ricerca, e credo che sia quello forse, effettivamente. Era lì che voleva arrivare, mira, mio caro mi Paco! Mi porta a scegliere, perché il mistero irrisolto, anche se recente, ti consente comunque di ragionare. Di mettere insieme gli indizi un po', insomma, sì, è vero. Come un giallista, come un po' investigatrice. Esatto, sì, la nostra Agatha Christie. Di Varese, bello, che bello, ce l'abbiamo in casa noi. Fantastico. Allora, io direi di andarci a vedere il reel che tratta una di queste storie, sì. Un po' crime. Quindi andiamo nella true, ovvero nel crimine vero e proprio, una storia che, insomma, ha i suoi begli anni. Sì, perché degli anni 20, del Novecento, 1922 mi pare, e parla della scomparsa di una bambina, però non è una scomparsa come ve la potete immaginare, c'è qualcosa, cioè non tutto è come sembra. Non tutto torna. Vediamo il reel perché... Noi andiamo a vederci il reel. A voi. Nel 1922 una bambina francese di 2 anni scomparve mentre giocava con i fratellini vicino a casa. Un mese dopo, a 400 chilometri di distanza, venne ritrovata una bimba identica a lei. Tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio, perché in questa storia niente è come sembra. Oggi vi racconto il caso di Pauline Picard. Siamo a Gois-le-Dieu, un piccolo paesino in Bretagna. È la sera del 6 aprile 1922. Si sta facendo tardi, è quasi ora di cena e la signora Picard richiama i figli che stanno giocando nei dintorni della fattoria di famiglia. Ma quando i piccoli le corrono incontro, la donna nota con preoccupazione che la piccola Pauline, di 2 anni e mezzo, non è con loro. Scattano subito le ricerche e presto arrivano la polizia, i vicini e molti volontari a dare una mano. Ma Pauline non si trova da nessuna parte. Passano i giorni e poi le settimane e con grande dolore si pensa che la bimba sia stata rapita o magari uccisa da un cinghiale.
Ci sono anche dei sospettati, tra cui un venditore ambulante che lavorava saltuariamente per i Picard e in passato era stato arrestato per stupro. L'uomo però, secondo una testimonianza, al momento della scomparsa si trovava a 6 km dalla casa dei Picard, quindi viene presto rilasciato. Il 6 maggio la polizia contatta i Picard. A 400 km di distanza, a Cherbourg, è stata trovata una bimba identica a Pauline mentre vagava da sola per la strada. Alla madre viene mostrata una foto della piccola e la donna, tra le lacrime, riconosce sua figlia. I coniugi Picard si mettono subito in viaggio. Arrivati all'ospedale di Cherbourg, incontrata finalmente la bambina, a un primo sguardo si dicono sicuri che quella sia la loro figlia. Ma le cose si fanno subito strane. La piccola non sembra riconoscerli o capire la loro lingua, il bretone, non parla e nessuna delle cose che indossa viene riconosciuta dai genitori. Dopo un paio d'ore i due cominciano a nutrire qualche dubbio, ma anche su incoraggiamento della polizia si convincono che ci voglia solo tanta pazienza e che la piccola sia traumatizzata. Il 9 maggio fanno quindi ritorno a casa con la bimba. Giunti a destinazione tutti riconoscono la piccola, familiari, vicini, i Picard sono sempre più sicuri. Pauline ha bisogno di tempo, chissà che eventi orribili ha vissuto. Il 13 maggio Yves Martin, un contadino della zona, si reca a casa dei Picard e chiede se davvero hanno ritrovato la bambina. E poi esclama, che Dio mi perdoni, sono colpevole, prima di correre via. Interrogato e trovato in stato confusionale, l'uomo viene considerato pazzo e ricoverato il giorno successivo in ospedale psichiatrico. Alla fine di maggio, vicino alla fattoria dei Picard, viene trovato il corpo di una bambina. Viene trovato in un luogo che era stato più volte controllato durante le ricerche, quindi è probabile che sia stato portato lì successivamente. Mancano la testa, le mani e i piedi. Vicino c'è invece la testa. È irriconoscibile, ma pare di un uomo adulto, quindi le vittime sono due. A poca distanza vengono rinvenuti anche il vestito che indossava Pauline il giorno della scomparsa, le sue calzine e le scarpe. Il corpo viene esaminato. E alla fine la morte di Pauline viene dichiarata accidentale. E la piccola ritrovata a Cherbourg? Aveva iniziato a parlare correntemente bretone e alcuni rimanevano convinti che fosse lei la vera Pauline. Venne in ogni caso portata in orfanotrofio e morì il 2 gennaio 1924 di morbillo. Nessun test del DNA è stato mai effettuato sul corpo ritrovato. I misteri e le coincidenze di questa storia lasciano veramente senza parole. Cosa ne pensate? Doppelganger che stiamo parlando fondamentalmente. Mette i brividi, cioè in due pesante. Minuti sei riuscita a mettere i brividi. Sì, è una storia incredibile. Sì. E ce ne sono tante altre. Tante altre che Ray, mio caro Paco, racconterà nel suo spettacolo, perché ne ha fatto di tutto questo uno spettacolo. Esatto, sì, debutterò fra pochissimo ormai, 2 settimane, il 31 ottobre. Ad Halloween, potevo scegliere una data diversa, direi di no. Sarà un'altra casualità? Non credo proprio. Era una scelta obbligata. Ecco qua, la locandina. A Borgaro Torinese, e sarà alle 21 lo spettacolo, ci saranno delle storie, ovviamente. Ci sarà, non perché questo mancare. Non l'ho detto prima, ma per il podcast le musiche sono composte ad hoc per ogni episodio da Kingsley Elliott Kay, che è un bravissimo pianista e collabora con me ormai dall'inizio, dal 2018, e suonerà dal vivo durante lo spettacolo e mi accompagnerà. E poi ci sarà anche un ospite d'eccezione, che è il professor Alessandro Perissinotto, finalista al Premio Strega del 2017, autore di gialli fantastici, un narratore straordinario di fatti oscuri e misteriosi della città di Torino. Quindi sarà una serata veramente speciale. Ecco, ma come mai ne hai fatto uno spettacolo? Come ti è venuta l'idea? Me l'hanno proposto prima di tutto, anche se in realtà è sempre stata un'idea quella di portare dal vivo il podcast, perché si prestava questa... il raccontare storie accompagnata dalla musica, comunque io trovo che abbia un fascino che si sta un po' perdendo forse, però che una volta sapevamo ascoltare di più. E quindi era... così, ce l'avevo quest'idea. Poi quando mi hanno proposto, Dimensione 20, che si occupa della produzione, mi ha proposto di portarla effettivamente sul palco, non ho potuto che dire di sì immediatamente, perché è un'opportunità straordinaria. Eh beh, immaginiamo, cioè. Caspita. Non sei emozionata dal fatto di comunque di avere il pubblico lì davanti? Sono tranquillissima. Però dai, immagina che sono tutti i tuoi fan, quindi... Devo dire che, siccome il podcast, che tu che fai podcast...
È una cosa molto solitaria, nel senso che sì, o lo fai con qualcuno, o comunque sei tu il tuo microfono, lo schermo del computer, non c'è una grande interazione. Anche sui social l'interazione magari c'è, però non è diretta, invece l'energia del pubblico è qualcosa che... È unico. È qualcosa di diverso, quindi sono ansiosa, sono emozionata, agitata, ma anche ansiosa di salire sul palco e parlare e raccontare. Quante date saranno? No, per adesso abbiamo fissato soltanto questa. Questo evento qua? Sì, un evento speciale e poi chissà dove quindi ci porterà. Quindi un Halloween special del tuo podcast. Esatto, un Halloween night speciale. Bellissimo. Bellissimo. Dove possiamo procurarci i biglietti per entrare e vedere? Sono in vendita su Ticket One, Lucia Laura Ferrari, i biglietti sono già in vendita e vi aspetto. Ecco, affrettatevi a comprarli, mi raccomando, su Ticket One, facile facile. Visto che siamo quasi in chiusura, qual è il sogno di Lucia Ferrari? Un'altra bella domanda questa, perché ma i sogni non si dicono? Io faccio le domande sceme, lui fa le domande quelle come il tempo. Come diceva Cenerentola, scusa, che non si dicono non i sogni, dicono. Sennò poi non si avverano. Qual è l'obiettivo invece? Che invece è divertire, no? Scusa. No, allora, per adesso cerco di prendere un giorno alla volta, perché già io ho creato un podcast e sono arrivata dove veramente mai mi sarei immaginata di arrivare, quindi... Lascio fare anche un po' al destino, perché effettivamente di sorprese me ne ha riservate parecchie, chissà, in futuro. E la cosa più bella? È una donna misteriosa. Sì. Sì, mica per niente. La cosa più bella che invece ti hanno mai detto a riguardo di quello che fai? Oddio, una cosa bella solo non lo so. Mi piace tanto quando mi raccontano le loro storie. Cioè, che si fidano abbastanza da raccontarmi le loro storie. Chi mi segue mi racconta le storie, mi segnala delle leggende. Comunque, bello, già che ti segnalano delle leggende è una cosa molto... Sì, è bellissimo. Ne ho raccontata una di recente sul ponte di Siano, a Catanzaro. E devo dire che questa interazione è bello, il fatto che la gente ti consideri quasi un'amica a cui può raccontare quello che magari non racconta agli amici perché pensa di essere preso per pazzo, strano, no? Perché comunque sono argomenti che non sempre la gente tratta con tranquillità. E quindi questo mi fa veramente piacere. Poi complimenti, per carità, ne ricevi sui social, è facile. Però ecco, a me piace di più proprio il fatto che la gente si fidi e continui a seguirmi e insomma si affezioni. Bello, bello, bello. Quindi continuate a seguire la nostra Lucia Laura Ferrari, che trovate su TikTok, su Instagram, sui social e al suo spettacolo. Noi ti ringraziamo di essere stata qui tra noi a Hot Pot Secret. Grazie a voi, è stato veramente bellissimo essere qui. Fa piacere. Tantissimo. Torniamo settimana prossima con una nuova puntata. Nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuove cose divertenti. Hai visto che ho fatto la rima? Ah, beh, sei diventato rapper con tutti gli ospiti rapper che abbiamo avuto. Ormai giustamente, mi lancio anch'io nel rap. E noi, allora io ti lancio l'ultimo pezzo con cui chiudiamo il programma. Caso. E vi auguriamo la buonanotte! Lasci guardare, tu che mi lasci ballare, tu che mi lasci toccare, tu dove credi di andare? Volevo fare il figazziere di mestiere, far vedere alla gente del mio quartiere che mi butta bene. Il puttaniere? No, il cavaliere? No, solo credere che ho fatto un po' di sano cash flow. Ma tanto lo sai, non sono tipo Tag Life, di me che te ne fai non mi sfoggere mai. Ieri non eri così, ballavi scatenata ed il mio amico ti guardava con la bava. Ieri non eri così, eri la donna dei miei desideri pieni di beep. Di te mi piace tutto, fedele al punto di vedere la tua coscia diventare un grande prosciutto. Vedi cara, so cosa vuol dire lavorare in settimana per le donne come te, c'ho un radar. Ma che ti credi Lady Gaga? Resta con me che almeno c'ho una busta paga. Sei tu, quella che si lascia guardare, tu, quella che ti lascia ballare, tu, quella che andrà all'altare con uno molto più stronzo di me. Sei tu, quella che si lascia guardare, tu, quella che ti lascia ballare, tu, quella che andrà all'altare con uno molto più stronzo di me. Ti sta bene, ti sta bene. Mi vestivo bene
bene per andare dai tuoi. Gli davo del voi, ora giri con un toy boy, con dei pettorali che non puoi capire, così grandi che non può più applaudire. Ora sono qui a allestire cene per le mie colleghe, poco e pasticcere, loro solo profumiere. Ho lavorato in tele pur di avere un po' di like, all'inizio ha funzionato, poi lo show l'hanno segato e bye bye. E ci ho provato a darmi un corpo più tonificato, ma tanto è già cambiato. Quel tipo allo strato brado per cui tu mi hai salutato, l'ho incontrato. Dice che è un fidanzato che di soldi è più imballato. Ce ne sono tanti di quei tipi brillanti che ti invitano in vacanze e tu parti, ti esalti. Sei tu l'uomo dei sogni miei, poi tornata lo richiami, lui risponde: scusa, tu sei? Sei tu, quella che si lascia guardare. Tu, quella che ti lascia ballare. Tu, quella che andrà all'altare con uno molto più stronzo di me. Sei tu, quella che si lascia guardare. Tu, quella che ti lascia ballare. Tu, quella che andrà all'altare